Ciao a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata della Run con Burgundy. Siamo in compagnia, sempre, col mio carissimo amico Octopus. Come stai, Octopus? Ciao a tutti, molto bene, grazie. Bene, bene. Allora, ci eravamo lasciati l'ultima puntata con la fine della guerra con la Francia, giusto? Avevamo... Sì. Dato questi due staterelli a Avignone e poi ci eravamo appuntati lo sgarro che ci ha fatto lo Stato della Chiesa andando a conquistare questi due staterelli, questi stati qua sotto, e ha rilasciato Foix, che sinceramente stavamo provando a vassalizzare. Esatto. Non mi ricordo cosa ci mancava. Beh, stiamo migliorando le relazioni, e poi vedremo. Vediamo come recuperare altri punti. Stiamo facendo dei claim per questa parte, diciamo, dell'Inghilterra, che è molto allettante perché dà sulla Côte d'Argent, che è un nostro nodo di commercio abbastanza importante, dove deteniamo il 40%, è molto povero, ha solo 1.3, però insomma. Però insomma, tutto fa. Col tempo, vedi quelle frecce che gli arrivano da sinistra? Quelli sono frecce che arrivano dalle zone coloniali dell'America, quindi col tempo si arricchirà quel nodo commerciale. Sì. Qui c'è il Portogallo, qui tutto quella zona che va nei Caraibi, dal Messico arriva qua, da qui va a finire anche qua, va a finire nell'English Channel, ma anche qua. Anche un po' Siviglia, un po' da noi, si divide un po', e soprattutto se noi riusciamo a mettere un piedino in quelle zone lì, trasferiamo verso Bordeaux, che quindi potremmo indirizzare il commercio. Chi lo sa, vedremo. Bene, quindi questi adesso sono i nostri claim. Non riusciamo a fare sloggiare questi 9.000 per andare avanti, è un vero peccato. Siamo alleati con sempre Aragona, Boemia e Brandeburgo. Esatto. E Foix, tecnicamente. E Foix, tecnicamente, giusto. E Foix, che è qua. Eccolo qua. Se pensiamo, diciamo che siamo alleati, quindi se il Papal State lo attacca, noi andiamo, anzi, siamo molto contenti se lo dovesse attaccare. Avremo un casus belli servito su un piatto d'argento. Qui cosa stanno facendo? Friesland? Boh, non lo so. Bene. Dove eravamo rimasti? Possiamo sbloccare. Intanto. Sì. Ah, perfetto, un fregolente esce dalla coalizione. Se ne va, la Scozia se ne va. Verden se ne va, Colonia se ne va, Liegi se ne va. Addirittura Liegi. Ma siamo amici. Paura Liegi, eh? Abbiamo perso, non sono più scomunicati. No, siamo stati scomunicati. Noi. Maledetti. Perché? Ci sono rimasti male che gli abbiamo fregato i cose. I territori. Maledetti. Ah, qua ha rotto l'alleanza. Perché è un arcivescovado, quindi sono influenzati molto da questa cosa. Se andiamo sulle relazioni, vedi che c'è meno 151. E noi... fammi vedere. Cosa possiamo fare? Noi... Niente. Lo proclamiamo garantito. Sì, potrebbe starci. Così non lo possono attaccare, se lo attaccano ci chiama. Sì, sì. Buona mossa, sì, sì, assolutamente. Così non se lo piglia. Beh, visto che ha fatto questa cosa, il Papa balza alla prima posizione nella lista degli stati da ridimensionare a questo punto, sinceramente. Cioè,
Allora, tecnicamente potremmo anche attaccarlo, però poi non possiamo fare i core perché non confiniamo, quindi sì. Non ha, non avrebbe senso, ecco, diciamo. Siamo ancora in tregua, è vero? No. Sì, per 5 anni ancora. Per 5 anni. E col Papa siamo in tregua? Così è giusto per col curiosità. Papa, giusto, eh? Oh! Attenzione. Oh. Allora. Ci manca un casus belli, giusto. Ah, ci manca un casus belli. Ci abbiamo il mondo intero, per adesso. Perché è la coalizione. Perché è la coalizione. Quindi adesso dobbiamo innanzitutto fabbricarci un casus belli. Allora, questo Venezia. Va bene. Ok. Allora andiamo qua. Andiamo. No, improve relation. Dov'è? Eccolo qua. Build spy network. Ok. Un military leader ci ha lasciato. L'ammiraglio, vabbè, pazienza. L'ammiraglio, la Svezia. Dove vuoi andare, Svezia? Col Friesland? Guarda, Danimarca. Ma sì, ma sì, dai, va bene. Non capisco perché dovrebbero passare attraverso i nostri territori. Ma sì, difatti l'ho visti qua che stavano facendo una guerra, non ho capito. Non so con chi siano. Svezia, Friesland. Ma Friesland dove sono, scusa? È la Frisia, quello stato marroncino, tutto pieno di ribelli vicino a noi. Ah, ecco perché. E devono passare da qua. Bah. Sì, ma non ho capito bene perché la Svezia dovrebbe passare attraverso noi per arrivare lì, però vabbè, però, pazienza. Vabbè, no. Ok, sblocchiamo il gioco, andiamo a vedere il leader militare, magari riusciamo a andare... abbiamo ricevuto print impress. Vabbè, Amburgo ha preso la print impress. Va bene. Si avvicina a noi. Bene. Un cambio nella politica? Un cambio nella politica? O perdiamo opinione contro la Svizzera reciprocamente e i nobili guadagnano 10, oppure perdiamo 10 di prestigio. Bah, io direi che sinceramente vanno un po' alti i nobili, però perdere 10 di prestigio così gratuitamente non... Cosa dici? Non è che... No, anche perché, visto che la scomunica, perdiamo un sacco di prestigio all'anno, quindi non ci conviene perderne ancora. No, esatto. Questa cos'è? O perdiamo 41 ducati, un cardinale attraversa il confine... E perdiamo ancora opinione con la Svizzera. E guadagniamo un cardinale. Franche-Comté ce l'abbiamo noi. Sì. Quindi guadagniamo un cardinale. Oppure non guadagniamo un cardinale, ma guadagniamo uno spy master di livello 3. Ci dà il bonus dello spy fede network. Cattolica. Però noi siamo pieni, Sì, e sinceramente lo spy network non ci interessa così tanto al momento, secondo me. Quindi quasi prendere il cardinale in più e pazienza. Ma sì, 41 ce l'abbiamo. Vai. 5 cardinali e magari diventiamo pure papa. Oddio, da scomunicati la vedo difficile, però... mai dire mai, insomma. Mai dire mai. Questa cosa qua che il Papa ci ha scomunicato è da rivedere in qualche modo. Sì. È da rivedere. Mi lascio un po' perplesso quello che sta facendo la Castiglia comunque in questa partita. Dopo un inizio veramente veramente aggressivissimo contro il Nord Africa, mi sembra che si siano un po' adagiati. Non hanno più fatto nessuna guerra contro nessuno in Europa. E anche in Centro America o in Sud America non mi sembrano così attivi come altre volte. Sì, non si vede. Hai ragione. Oddio, non abbiamo... Ah, sono qua forse. No. No, questa è la Scozia. Scottish Venezuela, famoso. Abbiamo Lost. Ah, ok. Il tuo magico è una guerra dei Mamelucchi. Ah, eccolo là. Castiglia.
qua. Sì, e anche sopra in Messico c'è un... Eccolo qua, eccolo qua, esatto, esatto. È bello grande anche scritto, sì, 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 giusto. Sì, sì, però comunque mi... Sì, però il Messico è ancora unì, non si sono ancora mangiati il Messico. Abbiamo finito una conversione. Perfetto. Bene. Bene, quindi possiamo farne un'altra. Andiamo qua. Questa da 24 mesi ci sta? Sì. Andiamo con ordine, va bene. Allora, Ginevra, Muscovi. Ah, diventate della fede ortodossa. Buono. L'Inghilterra è sempre il difensore della fede cattolica. Sì. Quindi, che... Aia. No, no, non ce l'hanno fatta. Quindi se c'è una guerra di religione, l'Inghilterra deve partecipare. Perché è cattolica. Allora, no, l'Inghilterra come difensore della fede, di fatto, quando uno Stato cattolico viene attaccato da uno Stato di un'altra fede, allora è automaticamente chiamato in guerra. E poi può decidere se accettare o meno la chiamata alle armi. Se non accetta, perde chiaramente il titolo di difensore della fede. Però se dovesse attaccare sarebbe impegnato in guerra. Sì. E quindi qualcheduno potrebbe attaccarlo. Qualcuno a caso. Potrebbe essere. Direi di prendere questa così ci confiniamo. Cosa dici? Sì, sì. Prendiamo altri claim che male non fa. Buono. Poi abbiamo 21 sul Papal State. Ci prendiamo il Delfinato o prendiamo... Sì, direi che potremmo prendere questo. Sì, anche perché è l'unica con cui confiniamo. Sì, beh, oddio, gli altri poi possiamo darli ai... anche volendo non possiamo fare claim su roba che... Ah, giusto. Con cui non confiniamo, giusto, perlomeno al momento. Quindi direi che possiamo anche smettere di fare... Sì. Questo, ok, Danimarca, Palatinato. Palatinato ha dichiarato guerra alla... Oddio. Pausa. È scoppiato il casino. La guerra di religione. È scoppiata la guerra di religione, ragazzi, così all'improvviso. Sì. War Protestant League. Allora, è quello che abbiamo appena detto. Allora, l'Inghilterra non è entrata ancora in guerra, direi. No. Stranamente. Porca zozza, quello che stavamo aspettando. Gli schieramenti come sono messi? Sono pari per adesso? Sì, leggermente meglio noi, ma non così tanto. Gli ottomani sono in guerra, quindi... La cosa positiva appunto è che gli ottomani erano impegnati con una guerra contro i mamelucchi. I mamelucchi, quindi per un sì. Pochino saranno leggermente distratti, da, cioè sono per qua. Poco in realtà, perché... Sì. Mamelucchi mi sa che faranno la fine che meritano. Rodi c'hai... Mamma mia. Ok, vediamo come muoverci in questa guerra. Vediamo un po' chi c'è contro di noi. Allora, prima di tutto, dobbiamo fare delle truppe? Perché... Potrebbe starci. Perché, ecco, voglio dire, questo è un... gli eserciti direi che sono abbastanza ben messi. Sono abbastanza ben messi, sì. 20-20. E poi ce n'era un altro 20. Sì, è lì sopra, vicino accanto a Liegi. C'è un... Eccolo altro... qua. Manca di cannoni questo. Sì. Cosa dici? Potrei metterci 4 cannoni e 4 infanterie? Sì, sì, dobbiamo potenziare cannoni e infanteria un po' su tutti, secondo me. Un po' su tutti i cannoni. Sì, un po' su tutti gli eserciti che abbiamo. La percentuale come la facciamo? La stessa della cavalleria? La cavalleria sinceramente col tempo perde di importanza. Però vuoi che togliamo due di cavalleria? Mettiamo due cannoni? Lasciamo quella, la cavalleria che c'è la lasciamo, semplicemente col tempo aumentiamo il numero di fanteria e di cannoni sinceramente, perché anche qua quindi dici? Sì. Arriviamo a 20, aumentiamo... Cosa dici? Sì. Anche il nostro force limit, adesso non mi ricordo quant'è, ma penso che l'abbiamo aumentato di un bel po'. Era altissimo, 90. 90. Arriveremo a 74 adesso. Sì, possiamo anche arrivare al massimo, secondo me. Possiamo anche andare al force limit. Facciamo 5 di cannoni, anche qua.
Qui siamo già a 5, qui siamo a 13. Sì, aumentiamo a 20 di fanti. 20. Ok, per il momento io lascerei così, sì. Vediamo come si evolve la faccenda. Allora, fammi tirare giù un po'. Allora, gli schieramenti più grandi sono qui al centro. Direi che il fronte è qua per adesso. Il fronte in Germania secondo me è il meno problematico perché vedo... Skill 2, National Tax Modifier più 10. O 10 di legittimità, quasi quasi 10 di legittimità. Potrebbe starci 10 di legittimità. Siamo a 77. E... Ah, giusto, potevamo prendere questa. Sì, sì, perché no? Qui siamo bloccati. Cioè, oddio, anche se perdessimo 50 di admin non succederebbe niente, però non lo so. Tu dici perdiamo 10. Con la legittimità come siamo come introito al mese? Questo è il prestigio, 1,64 all'anno. Non so. Siamo a 77. Sono sempre molto riluttante a perdere punti amministrativi, però forse in questo caso ci sta alla fine. Siamo un po' bassi, non vorrei che... Sì, dai, ci sta. Perdiamo punti amministrativi. Dai. Sì. E stavo dicendo appunto... Ci abbiamo un mercante, sì, scusa. Vai, poi mettiamo il mercante. Sì. Che secondo me lo schieramento al centro è il relativamente meno problematico, perché avendo Milano e Venezia, che sono due stati importanti che ci danno supporto, secondo me gli stati tedeschi non saranno un grossissimo problema da assediare e ridurre a più miti consigli. Napoli anche non dovrebbe essere un grosso problema. Il problema saranno sicuramente gli ottomani e un po' la Polonia. Quelli sono i nostri obiettivi principali, secondo me. Sono loro il problema. Vediamo se la Lituania, che anche lei mi pare sia nella Lega Protestante. Sì, anche la Lituania. Sì, Lituania non si è ancora... Non è pervenuta per adesso. No, però noi dovremmo sicuramente fare la nostra parte negli stati tedeschi e quindi assediare il prima possibile tutta quella zona lì e metterla in sicurezza, in modo da consentire ai nostri alleati di andare verso est e senza avere tutti questi esercitini che scorrazzano di qua e di là. Come no, questo è quello che farei io. Quindi cosa dici? Gioiniamo la guerra? Ci siamo già in guerra noi. Sì. Una volta che i nostri eserciti hanno rimpolpato i loro ranghi, prendiamo parte attivamente alla guerra. E ci abbiamo tutte le nostre... Bene, questi stanno facendo... Ah, la Castiglia sta facendo i pirati. Privateering, sì, giusto. No, noi direi che con le navi noi ce ne stiamo qua, fermi. Sì, inutile anche perché se andiamo nel Mediterraneo, a parte Amburgo che possiamo affondare tranquillamente. Però, come vuoi, se vuoi andiamo, vediamo, ma non vorrei che si unissero, che poi cominciamo a diventare... No, secondo me se uniamo tutte le nostre flotte, la flotta che abbiamo fatto, no, aspetta, con tutte le navi da uno, che sono tutte caracche quelle che abbiamo fatto. Queste? Secondo me, sì, se le riuniamo tutte quante in una singola flotta... Al porto di Calais, secondo me ci sta. Nel porto, però non nel mare, se no sono esposte. Cosa vogliamo fare qua? Concilio di Trento finisce, pazienza, per loro. Esatto, nel porto, se no sono un po' un problema. E la prima l'avevi mandata in mare, se non sbaglio. Sì. Ok. Anche questo. Sì, andava una nave da trasporto. E poi ce n'era un'altra qua. No, l'avevo portata già giù, mi sa. La flagship ce l'abbiamo, è stata già costruita. Guardiamo un po'. Sì, eccola qua. Beh, direi che abbiamo un sacco di caracca. Non abbiamo un leader. Cosa dici? Lo andiamo a dare? Ah sì, dai, prendiamo un ammiraglio. Prendiamo un ammiraglio. Michel de Montfaucon
Isidore de Ligny, Pascal d'Alban, Daban. Prendiamo Pierre, dai. Ma prendiamo Pierre. Pierre che, è una pip, Pierre. È veramente in pip. Molto bene. 33. Facciamo un altro G. Ancora? E basta, no, però adesso facciamo 10 di legittime, se no possiamo perdere di continuità. Vai. Prestigio, sì. Affondiamo quelle 13 navi della Frisia, visto che ci siamo. Queste qua su 6, andiamo qua? Andiamo, vediamo cosa succede. Lanciamoci nelle battaglie navali. Ecco, vediamo, mi sa che abbiamo già sbagliato, perché ce ne erano già 10 qua. Vediamo un po' qua cosa succede contro Amburgo. Loro non hanno neanche, sono solo navi commerciali e da trasporto, quindi dovrebbe essere una easy win. Mentre la usa 2. Magari freghiamo qualche nave, non lo so. Sì, 2 tra l'altro, abbiamo fregato 2 navi. Grande. Da commercio. E direi di buttarmi finché, cosa dici? Sì, andiamo. Facciamo quello che possiamo. Stiamo attenti, qui ce ne sono 5, anzi... Se andiamo a sbloccare qua, magari... Sì, vai. Buttiamo giù anche le navi di Lubeck, buttiamo giù tutto. Affondiamo tutto l'affondabile. Questo 13... Sì, anche quelle. Sono tutte navi commerciali, non navi pesanti che possono... Ah, sì, è vero. Ah, è vero, 5. Giustamente, hai ragione. Diamo un'occhiata sotto nel frattempo come sta andando la guerra. Il Papal State qua, bene. Ma il Papal State non è in guerra, se non sbaglio. Non penso possa dove neanche... Sono? Ah no, scusa, è Genève. Sì. Abbiamo vinto. Perdeburgo è un po' sotto pressione in realtà. Dove erano? Ecco, sono nel Canale della Manica, quasi nel Canale della Manica, lì davanti all'Olanda, che ci scorrazzano. Scorazzavano, volevi dire? Vediamo adesso se li intercettiamo. Sono ritirati intelligentemente nel loro sì. Basta che ci mettiamo fuori ad aspettarli appena possibile. Anche perché li stanno assediando, quindi. Sì. Allora, noi abbiamo rinforzato, quindi siamo 27, 27, 29, con un 3 stelle. Io quasi quasi mi comincerei a muovere vicino qua, tipo a casa nostra. Sì, e la Lorena è in guerra contro di noi? Quella... Questa? Sì, quella, no, è la Provenza. La Provenza è in guerra contro di noi, sì. Assediamo la Provenza. Visto che ci siamo. E poi procediamo gradualmente con la linea del fronte. Allora, fammi vedere. Con calma. E aumento un po' la velocità, perché sennò qua ci addormentiamo. Ok, cosa è successo? Ah, print impress. Vabbè, nobility modify. Ah, una cosa. Sì. L'estate modifier non è che perdiamo il 100. Perdiamo il più 100 di. Governing capacity. No, quello qua. Quelli sono bonus che. Con permanenti. Ok, va, mi veniva sto. Una dieta. Hai ragione. Ci siamo completamente dimenticati. Io mi dimentico sempre costantemente di questa cosa. Sì, idem. Allora, o portiamo Caen a 6. Dov'è Caen? Di tasse. Direi che è piuttosto facile Caen a 6. Siamo a 4. A 4. E... Oppure una Manufactory. Ah, Anamur. Sì, che la dovevamo fare anche. Sì, esatto, bravo, che è quella lì che è su in cima vicino a Liegi, se non sbaglio. Namur. Ah sì, che ha il ferro e anche il carbone. Oh, questa mi piace. Sì. Riusciamo a farla? Manufactory. Sì, ecco. Questa? Weapon. Sì. Prendiamo la missione e facciamola. Questa. Via. Così abbiamo anche un po' investito. Certo. Allora, siamo qua, stiamo occupando? No, è casa nostra. Andiamo a menare le mani, cosa dici?
Sì, andiamo con quella da 29 da qualche parte. Via. Andiamo. No. Addirittura, fa tutto sto giro? No. Perché ci sono i forti in mezzo alle scatole. Bene, allora andiamo a far fuori questi subito. Questo dove sta andando? Qua. Ok. Sì, occupiamo anche il Palatinato, che tra l'altro è lo stato che ha dichiarato la guerra. Quindi tentiamo di okay. Via. Di farli salire la War Exhaustion, come stanno già facendo i veneziani, bravi. Io sto aspettando sempre queste 13. Diamo una mano a Venezia in quella battaglia, se possibile. Ah, stanno già andando i nostri 29, perfetto. Dovrebbe essere più che sufficienti. Potrei anche splittarli questi qua, che si prendono l'attrition, però non lo so. Seguiamo sta gente, questi 5.000... Li prendiamo? Sembrerebbe di sì. Sì, c'hanno un lock. Bene. Piccolo wipeout, così. Tanto piccolo che... wipeout. Aspetta, che adesso c'è questo. Ne facciamo un altro. Sì, ricordiamo che il nostro esercito, con anche i generali che abbiamo, è abbastanza competitivo. Come... Aia, arrivano questi. Arrivano sì, questi. Sì, tranquillo. Wipeout di quelli là del Palatinato. Qui abbiamo occupato, andiamo qua. Qui siamo a più 7, manca poco. Attacchiamo anche quei 7.000 della Frisia. Sì, sì. Spaziamo via tutto quello che c'è. Ci sa che mi stanno scappando? No. Vai su un assau, assau sopra. Porca zozza. Ah, fanno un tiro stupido. Sì. Stanno andando a Westfalen, che è qua, no? Sì. Sì, ma inseguiamo tutti quelli che troviamo e buttiamo giù tutti gli eserciti. Arrivano il 13, noi arriviamo dopo. Adesso sta andando a Paderborn. Non mi voglio scontrare coi ribelli perché mi darebbe un po' fastidio. Sì, capisco il tuo punto di vista. No, ecco, no. Pausa. Non okay, voglio andare coi ribelli. Vai qua. Sai cosa faccio? Vado qua, li faccio fuori questi. Dove sono andati a finire? Sono lì in mezzo, si nascondono. Ah, ecco, si nascondevano. Uno, questo qua, bene. Questo è sempre a più 21. Poi possiamo andare qua. Ok. Ok, aspetta. Allora, questo, giusto, assediamo anche questo. Sì. Questo... direi che gli andiamo a dare una mano. Intanto abbiamo liberato tutta la parte centrale. I 25.000, mi dispiace che la Bavaria c'ha 25.000 zeloti. Però... ma la Baviera non è neanche in sta guerra, credo. L'altra... sì, no. Mi dispiace perché l'abbiamo resa indipendente, poverina. Vabbè. È già nei problemi. Una cosa che non mi ricordo. Sì. No, stai fermo qua. Allora, piuttosto... questo è nostro? No, è insieme a noi. È uno degli obiettivi principali di questa guerra dei territori centrali. Vabbè, aspettiamo che questi 25.000 facciano fuori. Abbiamo allora fatto l'assedio. Come facciamo a vedere quelli che sono nella guerra? Allora, c'è la mappa con la Colombella. Colombella. La prima, Diplomatic. Ah, quindi dobbiamo assediare questo. Sì, il Palatinato e Lubecca più qualche altro statorello qua, mentre il grosso sono gli ottomani e la roba est. Ok, bene. Bene. E noi siamo qua. Andiamo a finire qua. Non ci sono più ribelli. Bene. Direi di stare col grosso, così se ci dovessero prendere... Ma non vedo però forte. Allora guardiamo un po', aspetta 27 qua, 5-1, forse è meglio che ci spostiamo qua in basso. Sì, ma lì ci pensa Milano che ma qui è arrivato qua sì ma... ok, qui ci pensa Milano, giusto. 33.000, 36.000 la tregua con l'Austria, ma non ci interessa la tregua con l'Austria. Milano direi che ce la fa, direi, sì. Più o meno, insomma, la sua filo di lana. Ma il problema è chiaramente la Polonia che sta invadendo la Boemia da est, col sostegno degli ottomani e della Lituania.
Quindi prima finiamo questa la faccenda qua in... No, sto assediando il sopra. Mi sono perso. Stavo assediando qua e me ne sono andato. Lasciamo lì. E invece portiamo l'esercito che non sta facendo niente, quello lì... Esatto. Lo portiamo non so dove, su in cima, lì verso Rubecca, dobbiamo debellare quella zona nord. Questa qua. Poi, esatto, quella zona lì, dobbiamo assediare tutto e poi... poi ci concentriamo sulla zona est. E poi ci abbiamo anche un altro esercito che è 1, 2 e il terzo è qua, ok. Okay. Sì, le guardie di coalizione sono un po' un casino, nel senso sì, che... a trovarli. Sì, trovarli e stanarli tutti quanti, però piano piano si riesce a fare. No, cosa stai facendo? Vieni qua. Sono i forti in mezzo. Sono tutti forti da prendere, è un po' una rottura di scatole da questo punto di vista, ma... Quindi è questo... Ah no, c'è Hoya, ah ok, questo. Ah, devo aspettare questo. E anche l'altro forte, quello lì che sta siedendo la Boemia, lo so. Questo. Sotto. Esatto. Però piano piano si riesce a fare tutto. In teoria. A meno che non arrivino degli ottomani in maniera prepotente in Boemia. Eccoli là, infatti, appena detto. 24. Mm-hmm. Potrebbe essere il momento per bastonarli. Spera. Qui sono in tanti, qui bisogna che sto attento. Dobbiamo perché... prima liberarci di tutta quella zona là sopra. Sì. Questo non sta facendo niente. Ah, eccole qua. Ok, fondiamo tutte quelle barche là della Frisia. Ottimo. Ce ne sono delle altre? Sì, eccole qua. Io riprerei le nostre intanto. Mi tiri in un porto nostro, così si riparano un pochino. Così non si sa mai, hai ragione. Allora, poi, 42, sì. 49. Siamo a 32 minuti. Buono. Abbiamo fatto... Ah. Verden se ne va fuori dalla... Ne hanno già buttata fuori una. Sì, cominciano già a ridurre un pochino, che okay. Anche Lubecca. Ah, ok, questa l'abbiamo presa. Aspetta, pausa. Allora, questo abbiamo un esercito qua. Uno qua e uno qua. Bene. Questo qua riusciamo a arrivare qua? No. Fermati. Aspetta, no. Le navi sono partite. Ok, rimangono in porto. Anche la Provenza è uscita. Ok, sono in porto, sì, ok. Sì. Dove sono i nostri... il mio esercito è qua, ok. Qui non ci arrivo. Qui siamo a 80... Niente, devo aspettare con questo, non c'è niente da fare. Dobbiamo aspettare che quel forte cada. La Boemia? No. È un... sono tutte le pace separate che la Boemia sta facendo con i vari staterelli tedeschi, in pratica. Ah, Mulhouse. Ah, ok, adesso ho capito, sì. Anche Aachen è uscito. Questo... Riesco a arrivare fin qua? Sì. Riesco a arrivare fin qua? Sì. 92! Oh, cioè, impressionante. Beh, potremmo anche assaltare il forte. Assaltiamo il forte visto che sono solo 700. Questo no, quindi no. Quello a destra. Questo lì. Vai. Nassau. Siamo qua, ci mettiamo 6 anni e mezzo. Ho perso l'esercito. 99. No, stanno ancora assaltando. Dovrebbero riuscire a prenderlo. Esatto. Ok, l'abbiamo preso. Bene. No, cancel. Perché non riesco a arrivarci? Dove? Qua. Perché c'è un forte lì sotto, c'è un forte ancora lì di Lubeck, appena lì sotto. Questo? No, sì, quello questo sotto. Qua. Questo. Ma quello è già uscito dalla guerra. Esatto, quello lì sotto che sta scendendo per il Burgo. È quello il problema. Ok. Qui ci sono 17.000 ribelli. Qui sono sempre questi 7.000 col Papa. Anche io glieli lascio, gli fanno un po' di devastazione, non glieli vado a togliere. Ma il Papa non è in guerra insieme a noi. Però sono qua, questi qua. Ginevra è qua. Sì, ma non sono... Sì, sono lì in transito, diciamo. Quindi qua non posso andare perché c'è questo. No, dobbiamo aspettare un pochino. Questo? Però questo sì.
Sì, sì, adesso vai. Sì. Inseguiamo quella bella gente. Forse riesco a prenderli, forse. Allora, aspetta. Ce n'ho... Allora, dove sono i tre eserciti? Uno è qua. Uno lì in Brandeburgo. No. Niente, me lo sono bloccato di nuovo. No. Puoi lasciarlo lì, tanto servirà, sì, in Boemia a un certo punto per difendere. Servirà qua. Sì, ma dobbiamo usarlo bene con, sì, anche gli altri due insieme, se sì, no è un casino. Gli altri due stanno inseguendo. Sì, puoi lasciarlo lì, sai? No, no, puoi lasciarlo là. Sì, sì, lascialo là. Ok. E gli altri due inseguono, giustamente. Ok, questo è qua. Questo si sta muovendo, anche questi qua, ok. Ce la faremo a prenderli. Mm. Vai, vai sopra nella provincia appena a destra. Esatto, e con quegli altri sotto vai, esatto, un po' più a destra. Nell'altra provincia. No, a destra, no, a destra, a destra. Quella sopra. Esatto. Ok. Perfetto. Vediamo di fare un doppio wipeout di questi tizi. Il primo va in porto, il secondo anche, ottimo. Ben fatto. Ok. Riesco a uscire senza che mi... senza beccarmi i ribelli? Sembra di, sì, di giocare a... sembra di giocare a Shanghai. Perché non devi toccare i ribelli? Guardiamo un po' la mappa un po' più grande. Ok, qui sembra. Allora, vediamo, Questi qua, riusciamo a arrivarci. È lo stato più in difficoltà della nostra coalizione, purtroppo. Sì. National Rest meno uno. Buono. Aspetta, allora. Ah, ok, aspetta, 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 che ci hanno beccato lo spy network, ma ce ne abbiamo 60.000. 56.000 punti ci abbiamo qua. Direi di fare QRC. Sì. E poi basta. E poi basta. Abbiamo anche una riforma del governo da poter fare. Vedo adesso. Giusto. Questo qui non ce la faccio arrivare, direi, no? Qui no. No, ci sono ancora due forti, Lubecca e Amburgo, che non ti consentono di andare in alto. Mi sono perso gli eserciti. Sono lì in mezzo, sono lì vicini tutti e due. Uno, due. Scusa, uno è qua. Sì, e due sono qua. Vicini. E uno appena sopra. Ah, eccolo qua, uno è qua. Io cosa starei devo fermo, sediare? Io sto sono fermo, rimasti in pochi, sì, ormai. Sì. Quindi tutto quanto sarei fermo. C'è una riforma del governo da fare. Guardiamo un po'. Allora, tante opzioni. Eh sì, allora, la prima, print impress. Potremmo avere il Parlamento. Parlamentarismo. E ci toglie la nobiltà in pratica come estate. Ah. E non possiamo più fare neanche le diete. Ah. E avremo le dinamiche parlamentaristi contro Disable Cold Diet, non mi ricordo chi. Poi invece Royal Decree, i decreti reali, sì, guadagno 5... assolutismo, massimo assolutismo, ok, che può tornare utile in late game. Questo ci dà meno di che dell'Army Tradition, ma secondo me non ha molto senso, cioè un valore molto basso. Production, questo questo era quello che noi volevamo giocare un po' alti, giusto? Quindi più o meno, insomma. Questo, aspetta, lo lascio a uno, lo faccio andare, così intanto andiamo avanti. States e l'ultimo sotto, Stati Generali. Questo? Gli Stati Generali. Unione di Stati rappresenta e ci dà Stability Cosmo di Fire meno 10. Sì, però diventiamo una specie di repubblica. Does not have consort, does not have heir, term duration 4. Sì, in effetti. Beh, insomma, a me le repubbliche sulla prima versione di S4 non piacciono tantissimo, sinceramente.
per cui quasi quasi o quello della produzione la o produzione, quello dell'assolutismo. Non so, l'assolutismo non l'ho mai capito benissimo. Se devo scegliere io, sì, comunque ho questo o questo. So che allora, serve in late game. Serve perché ti consente un espansionismo più spinto in late game, perché ti aumenta l'efficienza amministrativa e ti abbassa l'aggressive expansion in pratica. Però al momento non ci serve assolutamente a niente. Quindi io prendere la production ci starebbe. Sì. Buono. Bene. Bene. Boh, direi che quasi quasi... eccoli qua, questi sono qua. Tutti gli altri eserciti dove sono? Uno è qua. Non è che ce ne sono rimasti tanti là in centro Europa. Sono... Come siamo messi? 139. Siamo tipo la metà adesso rispetto a noi. Sì, sì. E gli ottomanzi? Ah, qui ce ne sono 12.000 qua. Sì. Gli ottomani sono ancora impegnati in guerra contro i mamelucchi, se non sbaglio. 3 di professionalismo. Bene. Così. Perché no? Ecco, ecco, no, adesso questo qua ci ha rotto le scatole. Scusami, pazienza. Ma Ginevra ha un po' rotto le scatoline. Potremmo mandare uno dei nostri eserciti a prendersene basta, cura. Basta, sinceramente, avete rotto. Eccola, un esercito da 24.000 degli ottomani che arriva in Boemia. Io direi che appena abbiamo finito con gli ultimi assedi in Germania, direi che è il caso di spostarci in Boemia e fare un push tutti quanti insieme quando la situazione lo permetterà. Anche chi è questo Magdeburg ci leva dalle scatole. Potremmo anche mettere pressione alla Polonia per buttarla fuori. O passiamo per la zona di Danzica della Prussia, oppure disassediamo la Boemia e andiamo proviamo a andare qua sopra, vedere se riusciamo a... Ci sta. Come è presa la Moscovia? Come sono messi? Vediamo un po'. Zoom un po' più vicino. Sì, dai, abbastanza bene ancora tutto sommato. La Lituania è presa malissimo. Sì. Ottimo. C'è un po' di ribelli qua, perché ovviamente avrà le truppe... C'è la Svezia che sta difendendo. Si è chiamata la Danimarca. Eccolo qua, qui c'è l'esercito. Volevo un attimino, tanto che questi vanno su, ma non li volevo perdere tanto di vista. Volevo questo qua, in modo da far fuori questi, esattamente, proprio questi. Eccoli. Che scappano giustamente, perché ovviamente l'AI dovrebbe vedere entro 3 quadratini, però ovviamente no, però in effetti qui ci abbiamo anche la guerra, quindi come vediamo noi vede anche lei, in effetti è... Sì, è perché c'erano anche delle truppe lì, nostre alleate lì vicino, che stanno assediando già l'ultimo forte di Ginevra, sì. Quindi va bene, quindi io direi che di portare tutti gli eserciti lì vicini, tutti, anche il terzo là, secondo me. Ma perché non ci va nessuno, vedi? Ah sì, allora andiamo noi. Non ci va nessuno qua, che girano, pascolano, però non collaborano. Sì sì, allora facciamo quello che deve essere fatto. Qui cos'è? Oh mamma. Allora, circolazione di pubblicazioni ostili. O perdiamo in tre province 25 di supporto alla printing press, però... E institution spread, quindi ovviamente, ma abbiamo meno arrest, oppure ci abbiamo un po' più di arrest, ma abbiamo 50 di supporto alla printing press. E tra l'altro vedo che in teoria potremmo anche già abbracciare la printing press. Il punto è per quanti soldi? Allora, per vedere abbracciare la printing press, dobbiamo andare qua. Esatto. Tecnologie e poi c'è quel tecnologie, c'è quel cosetto lì a sinistra in alto, sinistra questo. Sinistra, esatto, 1200 di monetine servirebbero. 1196, insomma un po' tanto. Più che altro perché vediamo con le tecnologie come siamo presi, se ci dobbiamo farne di nuove. No, siamo ancora
siamo ancora 5 anni in avanti. Ah, c'è una trade strength da prendere. Potrebbe anche starci. Vai, vai. Ok, siamo quasi alla fine qua. Esatto. Ci abbiamo questo, abbiamo quasi finito questo. Sì, sì, ma... Sai che quasi quasi prenderei questo? È che perdiamo supporto alla printing press. Sì. Non mi piace molto come cosa. Io prenderei questa invece. Dai, dai. Vediamo. No, non mettiamo la censura di stato a queste pubblicazioni ostili e vediamo cosa succede. Arriviamo? Ce la facciamo? Ok, qui ci siamo, l'abbiamo già preso. Direi di andare... Rimani là vicino perché dobbiamo ossidiare bene bene. E... Bisogna che cade questo. Ah no, questo deve cadere. Ma sì, questo qui mi blocca anche questo qua. Sì, tutti e due in realtà sono due forti che lavorano bene in sinergia. Eccoli qua. E non abbiamo neanche un generale, ma mi sa che i wipeout no, non se lo beccano per il momento, ma se li rincorriamo forse ce la facciamo. Eccoli là. Sì, sì, vado là, che carini. 4.000 di morale. Ci vengono spazzati via definitivamente. Ok, fammi tenere conto di là. Bene, Wipe. E ci hai scassato. Bene, adesso andiamo qua. Perfetto. Abbiamo convertito. Uff. Oh mamma. E mi sa che abbiamo perso l'advisor famoso. Abbiamo perso l'advisor. Eccolo qua. E non c'è più. Proviamo quello dell'inflazione. Sì. Visto che è un po' alta. Giusto. Che era il 4,91, insomma. O vuoi tirare, la tiriamo giù? No, non ce l'abbiamo neanche no, i punti. No, sì che ce l'abbiamo. Sì, sì, teniamoci un po' di punti, però. Allora, siamo a 47 minuti, Beh, sì, quando vuoi. Direi che guardiamo questa decisione. Allora, Aragona. Ah, attenzione, attenzione. O perdiamo 50, o meglio, Aragon Opinion of Burgundy meno 50 e siamo a 100. Quasi quasi, visto che l'Aragona aveva perso molto del suo potenziale come alleato. È vero? Quasi quasi, quasi potremmo anche sfruttare l'occasione per farlo scendere. Sì. Eh sì, dai. Potrebbe anche starci. Eh sì. Beh, però direi che le conversioni non sono andate male. No, insomma, si sta un po'... siamo messi male anche noi qua, però so. Vabbè, ma siamo stati abbastanza risparmiati dall'ondata di conversioni, sì, in realtà, delle varie riforme. Quindi, secondo me, ci è andata abbastanza bene tutto sommato per ora. Direi che la guerra... gli ottomani sono occupati? A parte che hanno 64.000 uomini qua, Infatti sono quelli il problema. Adesso quella Boemia viene spazzata via e non vorrei essere in quei 29.000 poveretti. Sennò cioè dovremmo fare massa, però caspita, farla proprio solo noi mi viene un po'... No, noi non, non siamo quelli che devono... Sono questi 40.000. Amburgo esce. 27, attenzione. Attenzione. Qua vanno ad assediare Cracovia e poi andranno verso Praga dopo. Però se noi riusciamo in qualche modo a buttare fuori, sì, hanno disassediato Pilsen, quindi bene che quel forte boemio è stato disassediato. Quindi questo sblocca un po' di truppe della Boemia. Guarda, gli ottomani hanno preso quel forte in tipo due mesi, tre. Sì. Mamma mia. Vabbè. Adesso vanno verso l'Austria. Io mi sposto qua. Speravo che cadesse questo. Quando così posso andare. Bisognerebbe fare un po' di carpet siege. Però c'ho paura perché se divido l'esercito qui viene a fare un pasticcio. No, secondo me
prima cediamo tutta la Polonia e poi andiamo sotto, andiamo, facciamo le cose per bene. Ginevra, eh sì, certo. 100%, 42. Aia, qui fanno polpettine. Ok, Tucola è caduto, il forte che stavamo assediando, molto okay, bene. Ok, bene. Quasi quasi andrei direttamente a Plock, verso Varsavia, che è la capitale della Polonia. Dov'è? Questa? Varsavia, Varsavia sotto. Varsavia sotto. Oh mamma, no, dove stai andando? Dobbiamo andare a Plock, quel forte che c'è, esatto, quello lì. Questo? No. No, no, più a destra, più a destra. Questo. Esatto, quello lì. Quando assediamo quello, poi dovremmo essere abbastanza a cavallo. Cioè, quello lì ci spiana la strada per Varsavia, in teoria. E gli ottomani dove sono andati? Hanno fatto un mordi e fuggi, vanno, stanno facendo i wipe out implacabili sugli degli esercitini. In Austria. Sì, in Dalmazia, là, da qualche parte là. Beh, comunque, secondo me, non dico che stiamo vincendo nettamente la guerra, ma quasi. Beh, perché a parte gli ottomani non vedo nessun altro problematico tra virgolette da affrontare ormai. Se non vengono fuori stupidate gigantesche dovremmo riuscire a un certo punto a fare massa. Sì, soprattutto se la Lituania e la Polonia se ne vanno dalla guerra a un certo punto, rimangono di fatto soltanto gli ottomani più qualche altro staterello tedesco, ma niente di insormontabile, quindi secondo me alla fin fine sono ottimista per l'esito di questa guerra, visto come sta andando per il momento. Sì. Io mi concentrerei sulla Polonia al momento, quindi sempre tenendo gli eserciti uniti. Sì, non dobbiamo farci ingolosire, quindi andiamo piano piano. Le guerre di coalizione non sono mai una roba corta, cioè sono una roba un po' lunga, ma secondo me ci sta. O perdiamo 100 ducati, ma sì. No, quando no. Si arresta in giro non mi piace adesso. No, eccoli qua. 27.000. Mettiamoci lì vicino, esatto. Vediamo dove vanno. Devo andare mica a Groda questo qua. Dopo, mamma. È finita la truce contro l'Inghilterra. Vabbè. Ne prendiamo atto. Ah, ci avevano scoperto probabilmente. Vabbè. Vabbè. Ok, quindi questo è fatto. Fammi andare qua, che mi allontano un attimo. Sai com'è? Moscovia com'è presa? Non vorrei che decidessero di firmare una pace separata loro. No, sono ancora abbastanza... Li vedo anche aggressivi in Polonia contro gli ottomani, se non sbaglio. Sì, in realtà le stanno prendendo. Sì. 43.000 contro 23, ma perdono. Nettamente anche. Come mai? Perché c'hanno un esercito 105, 105, 52 4 non è che sono così inferiori, però gli hanno fatto, ne ha dato una bella sberla, insomma, dai, li hanno stancati un pochino. Dai, abbiamo lanciato la guerra, vedi che ci aiutano, c'è anche la Danimarca qua, c'è Francoforte. Bene, questo sì, giustamente sta andando abbastanza bene. Questi due, perché non li fate fuori, ragazzi? Non sono così influenti. Mentre giù a Napoli come sta andando? Sta occupando tutto la Scozia. Che bello. Ok. Ah, ok, abbiamo occupato. Ok. Va bene, quindi anche Napoli è stata ridotta al silenzio. La Danimarca ha preso il forte là sopra, perfetto. Sono qua, gli ottomanzi. Sono qua. Che vanno avanti e indietro. Sì, bisogna affrontarli col doppio il doppio come minimo. Minimo, esatto. Come Napoli minimo. È uscita dalla guerra benissimo. Napoli è uscita. In tutti quelli là sotto adesso si concentreranno da questa parte. Bene, questo è caduto, questo sta cadendo. E una volta che siamo buttati fuori Polonia e Lituania, siamo letteralmente a cavallo. Di nuovo più 50. Vabbè. Peccato.
Ok, Ploch è caduta. Tutti a Varsavia adesso. No, quella è Visna. Vai a Varsavia direttamente. Ah, giusto. E questo portati dietro qua anche quei 29.000, esatto, bravo. Che non si sa mai. Lubecca uscita, bene. Qua mi sa che ci vengono a... Si ritirano, ma... È per quello che dobbiamo sedere bene Varsavia, perché gli ottomani sicuramente proveranno a disassediarla. A interrompere l'assedio, intendo. Sì. Però vediamo che abbiamo anche delle truppe di rinforzo lì intorno. Qui ci manca un leader, però ne abbiamo due. Ci abbiamo un 2 stelle e un 3 stelle. Eccoli qua. Eccoli qua. Ci abbiamo 10.000 qua, 8.000 qua. No, abbiamo delle truppe di rinforzo in giro, quindi non dovrebbe essere un enorme problema. Gli ottomani hanno disassediato tutta la Lituania nel frattempo, quindi Moscovia sta perdendo terreno. Sì. Moscovia comincia a sentire un po' il peso della questo guerra. Non era Lituania? Sì, ma infatti la Grande Orda, ho visto un messaggio a un certo punto che ha dichiarato guerra alla Lituania, si è espansa un po'. No, bastardi. No. Maledetti. Cazzozzi. La provincia è andata without enemy Poland. Vabbè. No, direi di farglielo la prima, perché sennò vanno troppo alti. Prendiamoci il prestigio. E così la storia della Chiesa si approfitta della situazione e si vuole papparsi anche Napoli. Hai capito? Bisogna essere... che lo... Sì, dobbiamo disfarlo proprio. Cioè, dobbiamo fargli capire che non va bene così. Sì. Anzi, potremmo far partire una coalition quasi quasi. Ma non solo so come si almeno fa, 50 ma... di aggressive expansion si può fare. Purtroppo. 11. Non ci arriviamo in tempo. Vabbè. Pazienza. Ok, cosa abbiamo occupato? Questo. Andiamo a Vizna. Sì, adesso che abbiamo chiuso un fronte, in pratica il fronte tedesco e il fronte italiano, tutti quanti si riversano qui a est, e quindi piano piano l'invasione della Polonia sarà completata, spero. Quella della Lituania anche, e penso che gli ottomani saranno l'ultimo scoglio, il boss di fine livello, tra virgolette. Metti pausa un attimo, abbiamo finito i punti militari. Hai ragione. Abbiamo finito i punti militari, quindi dobbiamo fare qualcosa. Però direi che potremmo su questo accumulo gigantesco di punti militari, direi che ci possiamo salutare. Sì. Ho affrontato la mia prima guerra di coalizione e direi che per adesso direi che li stiamo respingendo. Siamo 10%, non capisco perché, però... Perché un sacco di gente è uscita dalla guerra, quindi tutti quegli altri... è vero, giusto. Abbiamo perso il war score. Però l'esercito per adesso ce l'abbiamo ancora, diciamo, in numero molto molto grande. Sì. Gli ottomani hanno un sacco di navi qua, quindi... Però... Result lost per la nostra fazione, direi. Sì, esatto, anche Venezia è stata asfaltata dalla flotta ottomana. Sì. Bene, che dire, questa è la situazione caotica della guerra di religione, veramente grande, devo dire. Uno schieramento veramente vastissimo per il 1566. Sia da una parte che dall'altra. Sì. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un pollice in su, iscrivetevi ai canali di Stew Energy e di Octopus Gaming, condividete il link dell'episodio con i vostri amici, con chi pensate possa essere interessato. E niente, vuoi aggiungere qualcosa, Octopus?
No, perfetto, perfetto. Complimenti per la gestione della guerra, perché sei stato molto calmo e molto rilassato. Io non ero così nella prima mia guerra di coalizione, sinceramente, nella mia prima guerra di religione. Quindi, ben fatto, ben fatto. Avevo un'ottima spalla, eh. Avevo un'ottima spalla. Bene, benissimo. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.